un vero e proprio reportage di quelli che erano gli antichi mestieri, gli antichi lavori, le figure che popolavano le strade, i vicoli e le piazze di Napoli di fine 800, ci viene dall'opera in due volumi di Francesco de Bouchard, che era uno svizzero di Basilea naturalizzato napoletano, che scrisse questo libro degli usi e costumi di Napoli e contorni, dove descriveva tutti questi tipi pazzeschi che noi adesso non vediamo più. Per esempio c'era il Franfelliccaro, che era il venditore di caramelle particolari fatte di zucchero e miele, che erano le franfellicche. Lui andava per le piazze con queste con questo tavolino, dove montava su una pentola con un fornello portatile e metteva delle grandi quantità di zucchero a bollire, poi ci aggiungeva un po' di miele, del colorante, e si sputava sulle mani, pensate che igiene, e si strofinava le mani e poi iniziava a impastare e creava queste piccole caramelle, non c'era il Covid, queste caramelle, e chiamava i bambini e i golosi a raccolta per acquistarle. Costavano soltanto un soldo perché erano fatte di elementi molto alla portata di tutti. Oppure c'era l'ovaiola che vendeva le uova, o la nocellara che vendeva le nocelle, o c'era il cenciaiuolo che vendeva degli stracci usati, o c'era l'arrotino che aveva questo carretto che poi rivoltava e diventava un vero e proprio tavolo da lavoro, dove era capace di fare diversi servizi. Un altro personaggio antico caratteristico era l'ostricaro. L'ostricaro era un esperto di ostriche. Si dice che questo nome fu inventato addirittura da Ferdinando II di Borbone, che era un grande amante delle ostriche. Lo incontrò a Piazza Mercato, lui gli offrì un'ostrica così buona, così deliziosa, che lui disse: voi siete proprio un ostricaro fisico, perché si diceva all'epoca di un medico fisico, di un medico particolarmente bravo nella sua professione. Così nacque l'idea che ci fossero degli ostricari professionisti, grandi intenditori. Erano dei personaggi anche un po' caricaturali, che adesso ci fanno sorridere, ma ci fanno provare anche tanta nostalgia per un passato che in fondo rappresenta le nostre radici, la nostra storia. Erano tutti personaggi che alla fine si inventavano dei lavori per cercare di sopravvivere, per portare qualche soldo a casa, per mettere insieme il pranzo con la cena. Avevano due requisiti essenziali: una buona salute per stare sempre in mezzo alla strada, un fisico bestiale e una voce stentorea per gridare la loro mercanzia. Tengaruta numele, le brandirò! La regina! E carciofola a due sord! In napoletano, carciofola, per traslato significa fanciulla bella e simpatica. Già nell'antica Grecia c'erano strette connessioni tra il carciofo e le fanciulle in fiore, per tenerezza, polpa e primizia. Prego. Sì. Oh,
campanare che sta in tuo vico ma fatto, una masciatella, ogni marito te mi dà che sei una figlia, che è troppo bella, e dimmi se io voglio condannare a te, oh ma non lo voglio condannare a te. Poi mamma mamma che luna lungente, che stelle, che stanno in cielo, poi ma sentite, tenete un momento, pigliate me sposa, una veste ovena, sei messa non so, con andare a Dio, casa c'è un inno, con andare a Dio. Capo la figura che è troppo.